Venire lo stesso? No. Allora, non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 4. Onorevole Lanfranco, a titolo personale. Presidente, ma c'era una richiesta almeno di Ecco, non ha, sì, accantonamento, scusi, cioè. non avevo, infatti adesso con gli uffici stavamo chiedendoci se l'intervento della onorevole Biancofiore dovesse essere inteso come una richiesta formale di accantonamento. Sì, allora chiediamo ai relatori che cosa ritengono di dover fare, se accogliere o meno questa richiesta di accantonamento. Accogliamo la richiesta di accantonamento. Va bene, allora. Il 451 è accantonato, quello dopo si può votare. 4.052 Sisto che chiede di intervenire. Certo, Presidente, il 4052, da me presentato unitamente alla collega Calabria, è una estrinsecazione di una moderna lettura dei profili non soltanto sanzionatori, ma di profili sanzionatori che tendono fortemente alla prevenzione. E chiedo che anche questo emendamento possa subire la stessa benevola sorte degli altri ed essere accantonato per una migliore riflessione, ove il parere fosse sempre tenuto contrario. Si tratta di inserire, Presidente, in questo ambito la sanzione del decreto legislativo 8 giugno 2001 231, che è una sanzione amministrativa scaturente da violazioni penali. In altri termini, gli enti che vedessero nel loro ambito realizzarsi reati connessi ad episodi riscontrati negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, in danno di minori, anziani e disabili, sarebbero sanzionabili per un difetto di organizzazione, per mancanza di un modello organizzativo gestionale efficiente e ben implementato, con una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, quindi una sanzione anche di una discreta, diciamo, consistenza, ove si trattasse di strutture che consentissero questo tipo di quantificazione. Ma il secondo comma è quello più interessante, perché non vi sarebbe questa responsabilità qualora le strutture si dotassero di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. Cioè, in altri termini, è una norma che premia chi installa la videosorveglianza e quindi offre uno strumento di sicurezza. A me sembra questo un moderno sistema sanzionatorio. Cioè, se tu ti munisci di videosorveglianza, non rispondi per un eventuale difetto di modello organizzativo. Mi chiedo che cosa ci può essere di più logico, di più utile, di più importante, di più moderno. Abbiamo esteso la 231 anche a reati colposi, anche alla sicurezza sul lavoro. C'è il collega Boccuzzi che di questa materia è particolarmente esperto. L'abbiamo estesa a una serie di reati ambientali, a reati fiscali. Allora mi chiedo perché non dovremmo consentire con un intervento effettivo, cioè io installo la videosorveglianza e evito questa responsabilità. Cioè, più, diciamo, una maniera più, scusate se uso questo termine per un emendamento sottoscritto prima dalla collega Calabria per quello che sto per dire e poi da me, intelligentemente capace di riassumere sanzione e prevenzione, io penso che non ci sia. Allora invito davvero i relatori ad una approfondita riflessione e anche i colleghi della Commissione Giustizia, che più volte hanno applicato le sanzioni 231 nei modi più disparati, mi chiedo perché dovremmo, e sarebbe assurdo, avere una disparità di trattamento nei confronti dei soggetti più deboli. Cioè, noi applichiamo la 231 nei confronti di quasi chiunque e invece dovremmo negarla nei confronti di soggetti deboli come quelli che sono afferenti all'ambito di questa legge. Quindi, se il parere non dovesse cambiare, chiedo, analogamente a quanto accaduto per gli altri emendamenti, l'accantonamento. Grazie. Grazie, onorevole Sisto. Allora, invece, prima di aprire il dibattito, perché ho altri iscritti a parlare, chiederei ai relatori, perché anche l'onorevole Sisto ha iniziato con una richiesta di accantonamento, anche se poi si è soffermato sul merito. C'è una. Che cosa? No, c'è un intervento, però la richiesta di accantonamento mi dovete dire voi quello che pensate, perché altrimenti non apro il dibattito. Se apro il dibattito. Sì, accettiamo la richiesta di Ecco, accantonamento. quindi l'intervento, diciamo, è rinviato perché anche questo è accantonato. Passiamo a questo punto al parere sull'unico emendamento all'articolo 5, 5.2 di vita. Bene, Parere contrario. governo.
conforme alla relatrice. Grazie. A questo punto, se nessuno chiede di intervenire, metto in votazione l'emendamento 5.2 di Vita, parere contrario Commissione e Governo. È aperta la votazione.